tutto bene, non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli atti escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, papà. Tre teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un depe, perché ogni giorno sgazzatine, non mi delude. Che squali stanno arrivando! Hello! Clo-sharks! Perché è una nuova parola. E benvenuti in questa nuova trasmissione! Come state, ragazzi? Qualcuno salvi la regina. Si dice, è un po' difficile. Ma ho letto che non è morta veramente, che era un complotto, ma stanno esagerando, secondo me. Cioè, ho letto su un meme che c'aveva un processo domani e quindi, cioè oggi. Stavano a per me c'è un indizio, c'è qualcuno secondo me che sa qualcosa. Vuoi aprire l'Instagram di Kalel? Kalel? Ha fatto un post che mi è piaciuta una cifra. Perché che ha fatto? Ma è tornata sotto sulla regina. Pianeta. Sulla regina, vediamo che ha detto Kalel. Eccolo qua. Sono tagliato. Con la canotta fiera. Allora. Ma le storie? Vai. No, un post. Un post? Ah, credo. Eccolo qua. Allora,
Regina Elisabetta è spenta oggi dai 96 anni, mi sembra veramente assurdo nonostante la sua età. Oh. Sorry, I'm sorry, I can't be perfect. Okay. Non credo lei abbia mai detto questa cosa. Non sono legato in alcun modo alla monarchia inglese, eppure oggi pomeriggio mi sono ritrovato io stesso a seguire gli aggiornamenti sulla sua salute. Così un po' di voyeurismo. Perché tramite notizie varie, lezioni a scuola, la sua rappresentazione nei media, tra film e serie TV e tutti gli aspetti legati alla regina nel Regno Unito. È una persona che, vabbè, non riesco a capire il periodo. È una persona che, che bene o male tutti conosciamo, ok? La sua lunga vita è ormai diventata quasi leggendaria. Comunque la pensiate, oggi se ne va un grande pezzo di storia degli ultimi secoli. E poi conclude: lunga vita alla regina. Ma è morta. Secondo me o sa qualcosa che noi non sappiamo, oppure è viva. Allora, mi sembra un po' difficile lunga vita. Sta nello scantinato di Galel, secondo me, la regina Elisabetta. Cioè, se lui sa che è viva. E poi aspetta un attimo, mi piacciono gli hashtag. Dai, sì. Queen Elizabeth ci sta. Elizabeth, vabbè, ci vorrebbe con questa King, perché già, c'è sta nuovo re. Monarchia, abbastanza cazzata, e poi death e morte. Ma che c'è il hashtag morte, porco duro. Beh, sì, molti. Pure hashtag monarchia. Hashtag morte, sì. Sì, secondo me se clicchi l'hashtag morte, io avvertirei Galella. Secondo me è stato bannato. Clicchiamo su hashtag morte, vediamo un attimo. Siamo sicuri? Sì, sta su Instagram. Lo vedi? Possiamo aiutarti? Secondo me io conviene levarlo dal post perché cioè, ti pure detto secondo me perché ti flagga i post come pericolosi e ti manda il profilo in una sorta di shadow ban. Io ho avuto lo stesso problema, sono dovuto fare un mazzo così a togliere 2 anni di hashtag da tutti i miei post, perché io mettevo fra i post, cioè fra gli hashtag hardcore, che è quel genere musicale, uno dei generi musicali che faccio. Però veniva associato alle cose zozze. Mi sono accorto che cliccando diceva tutti i post associati a questa cosa sono nascosti perché potrebbero essere dannosi per la community, ho dovuto levare tutti perché stavo in shadowban. Sai perché il video su Marza non c'è più? In che senso il video su Marza? Quale video? Quello di Social Boom? Quello che abbiamo commentato? Boh. C'è anche un altro video che noi volevamo commentare, ma c'è più, come Gesù, non c'è più. Matteo Acchese si è stufato della vita sui social e vuole trovare un nuovo lavoro. Si sfoga in live. Questo video so che è stato commentato anche da altri streamers, ma noi non abbiamo fatto in tempo perché sono. Ce ne stanno altri comunque. Ah, vabbè, se uno clicca su questo video specifico. Allora, cerchiamo. Non disponibile. Proviamo tramite il motore di ricerca di YouTube. No, ma secondo me è successo qualcosa di strano qui. Matteo HS. Io ho paura a guardare questo video. Scusa, se prima c'era il video e adesso non c'è più, la situazione di questo video, come la definiresti tu? È cambiata. È oggettivo su questo. Qua non c'è nessun dubbio. Vabbè, però non c'è quello interessante dove dice che si è stufato e vuole cambiare lavoro, ma cioè, distrugge una live dalle risate parte 5. Quindi io vedrei questo a sto punto. Ah, non è disponibile. Ah, okay. Io questo appello lo faccio non a voi, a tutte le mamme. A tutte le mamme. Ma se magari voi vedete io che dico porco Dio, non ve la prendete a mare. Perché porca madonna, la bestemmia. Ok, magari ve dà fastidio di bestemmia, non è quello il problema. Ve dà fastidio che dico porco Dio? Porco Dio allora! A me fa ridere. Poi mentre Marco ha messo il filtro, no? È partita la bestemmia, non so se ci ha fatto caso, no? Vabbè. Come Marco ha messo il filtro è partito il bestemmione. Tu dice porco Dio con lo stesso timbro e intenzione con cui dice level up. Quindi sì, sì. Sponsorizzare, cioè proprio lui è così, è una persona. Vabbè, non parla me va. Con linguaggio sponsor. Grazie per i sub, raga. Ma infatti, vabbè, non voglio commentare perché ho paure. Ma io voglio denunciare invece, non una denuncia cioè? Penale, ma un po' una cosa pubblica. Cioè? L'altro giorno stavo guardando con curiosità White Alf, che reagiva appunto a quel famoso video di Matteo HS. E ho assistito a una cosa che secondo me è stata non bella. Cioè? Mentre lui reactava, non stava condannando, non stava prendendo per questo, stava reactando in maniera normale. L'unica cosa è che c'è stava praticamente. Lui diceva che se ne voleva andare da YouTube, e c'aveva praticamente fra i comandi il comando punto esclamativo godo, che era stato messo da un suo. Greve. Da un suo moderatore. Mm-hmm. Però in mezzo ci può pure sta.
Perché uno è libero di fare ironia e dire quello che cazzo vuole, anche se una persona viene bannata, okay, uno può dire godo. Poi... Grazie Alessio per i sub regalati, siamo al 40% live trains. Gli altri poi decideranno se dirti, ah ma perché godi, pezzo di merda. E lui sarebbe preso le critiche, però sono imboccati per vedere la situazione contemporaneamente. Matteo HS e Babbo HS, greve, entrambi partners, perché anche Babbo HS è partner. Assolutamente, un canale di tutto rispetto. Un contenuto che certo. Twitch reputa... ambassador della piattaforma, insomma, sul web, vabbè, quindi è giusto che abbia Babbo ambassada tantissimo. Ambassador. Proprio. No, il discorso è che sono imboccati, gli hanno fatto brutto. Cioè, proprio in live gli hanno detto, ma perché stai reactando? Guarda che questa è l'immagine, di me vero. Poi è arrivato pure lui, ma perché? Che stai dicendo? Ah, perché godo? Niente, praticamente gli hanno detto, se tu reacti, vabbè, ti prendi le responsabilità, noi prenderemo le nostre contromisure. E quindi, e poi niente, sono andati, va bene, buona live. Poi sono ritornati da un po' dopo, però, nel senso, vedi a fare un po' l'atteggiamento, tipo, capito? Ma è stata un po', capito? Un po' da, sì, ho capito. È per questo che mi è piaciuta molto sta cosa. Ma che paure, sì, ma che paure. Io sputo come un lama, di me, metaforicamente parlando. Ma quali paure? Ok, allora che ne pensi che Matteo HS vuole lasciare il web e cambiare lavoro? Non me ne frega un cazzo. Cioè, poi ne possiamo parlare il merito, magari. Se sento quello che dice, lo possiamo commentare. Ma che cazzo, perché è una situazione greve, no? Ci possiamo rientrare tutti. Magari raggiungiamo, magari raggiungiamo più rapidamente sto cazzo di sub goal. Che lo leggete? Tu sta qua, che lo leggete qua, sì. Leggete bene. Ragazzi, punto esclamativo, godo per godere. No, per godere in generale nella vita. Grazie mille, ragazzi, volete essere protagonisti? Cosa scordiamo sempre? Volete fare i musicisti? Sono dei musicisti qua dentro? Ma guarda, la community del Cerbero è piena di artisti o pseudotali. Pseudotali? O gente tra che cui noi, eh. O gente che anche il Cerbero, anche le che non lo è, ma che lo sarà, no? Però non se ne rende conto e quindi sta qui. Parlavo anche della nostra community di noi, quindi prego, Dave ha avuto un'idea secondo me molto figa. Allora, siccome ogni tanto cambiamo intro, però le mettiamo, che ne so, a tema della giornata, però sono sempre robe che prendiamo da internet, da YouTube all'ultimo secondo per fare una gag così, e c'è soltanto una intro. Per quei 3 minuti, però non sentite tutti i giorni la stessa intro, volete creare voi delle intro da 3 minuti che possano, insomma, essere le intro del Cerbero durante il countdown? Sì. L'unica limitazione è che siano a tema Cerbero o meme del Cerbero. Mm-hmm. Penso che questo sia sì. Una discriminante, vabbè, oppure chiaro. Anche cose a caso. No. Sarebbe una cosa sostitutiva di Sosì, quindi vabbè, poi verranno scelte. Voi mandateci le vostre tracce a cerberoinderagliabile@gmail.com. E noi sceglieremo le migliori. Ovviamente le migliori saranno quelle che diciamo figo e degno di stare nella intro del Cerbero Podcast. Sì, se è una cosa a caso. O non essere pagati. Oppure che magari. Avrete celebrato. Pagati! Ma che cos'è il vil danaro di fronte alla gloria eterna? Beh, ragazzi, io trovo un artista con i controcazzi, lo pago e come? Non è che pago ogni cagata che mi arriva per mail. Se trovo magari uno forte e dico, voglio fare altra roba, certo che lo paghiamo. Come abbiamo sempre fatto tutti, noi paghiamo chiunque collabora con noi. Cioè, voi siete riusciti a vincere, YouTube non ha voglia di fare manco questo e non il fatto che vogliamo integrare arte fatta dalla community nella nostra trasmissione. Ma probabilmente quello che ha scritto quella cosa è una persona inetta che non sa fare un cazzo proprio nella vita, capito? Cioè, nemmeno, non ci riuscirebbe in 10 anni a concepire nemmeno una musica di 5 secondi, è quello il problema. Abbiamo trovato un per sacco il resto, di gente per valida. Chi vuole e non è uno con la scopa in culo e vuole contribuire a questa iniziativa, a questa bella idea che abbiamo avuto, c'è brenderagliabile@gmail.com, mandateci le vostre tracce di 3 minuti e le più belle verranno messe nell'intro. Vedete anche citati e dire questa l'ha fatta. Ma certo, scrivete chi siete. Invitati al Cerbero per 4-5 live di seguito e sì. Parlerete solo voi. Ma certo, reddito di cittadinanza, prenderete ovviamente. Il posto del chitano. Tette del piedi del chitano. Tette spaziali. Tette laser, sì. Ma certo. Comunque. In realtà, vedi, mo mi voglio agganciare a quanto sta da romper cazzo sul gruppo Facebook. Cioè, perché queste che cose? È cosa? Perché sì, questi paragoni? Guarda. Che cos'è? Un paragone puramente breve, estetico. Breve, Erfio. È estetico. Erfio devo Waltersi. Devo Walter White. A parte, secondo me era un figo Erfio di Walter White. Cioè, pensi, questo qua lo metti in un contesto differente e non fagli fare quella parte... Ti è una specie di fotomodello. Ma poi non capito. Ma ce l'ha veramente, però. Vabbè, io
penso non si possano fare battute. Sì. Però la somiglianza non la vedo. Cioè, lui, tipo il figlio di Walter White, se guardi, c'è, a livello proprio dei occhi, molto più simmetrico rispetto a Gab. Quindi sì, qualsiasi cosa vorrei dire, mi sento più bello o più brutto. Sono diversi proprio. I capelli sono diversi. Il naso, secondo me, è simile. Vabbè, ma che cosa c'è da dire? La bocca, simile? La bocca. Ma in questo un po' momento sta in quella posizione, Gab. Cioè, diciamo che la foto. Sì. La fa somiglia ancora di più. Ma magari questa non era tipo la foto che lui c'aveva su Hunch? Questa? Perché non sta più in Hunch, Gabrone. Eh? Questa, dico. No, è difficile. No, sì, il Gabrone ha occhi diversi rispetto all'attore, a quell'altro. Aspetta, questo qual è? No, mi ha mandato il Gabrone. Allora non ci ho capito un cazzo. Perché stiamo a parlare fino a morire. Ma sai che bella foto, ma chi ha fatto Andrea Pettinari? Cioè, da una parte c'è un attore disabile, dall'altra è il Gabrone. Dai, porco dono. Oh. Che squali! State arrivando per Gab. Certo! No, sul serio. Rispetto Gab, totale per entrambe queste persone, se proprio separate, che non c'entrano niente l'una con l'altra. Non ha più un network, tra l'altro. Come mai? Quanto pare è stato tipo epurato, non lo so. Sentivo il Pippega, ne parlava. Cioè, a quanto pare dice che, a detta del Pippega, testuali parole, Ancio si è voluta separare dal... Insomma, dalla figura del Gabrone, perché è diventato un personaggio non più di gradimento. Comunque c'ha una paralisi cerebrale. Vieni con noi. Vieni con noi, non so noi chi siamo, però. Vieni col Cerbero. Facciamo diventare membro ufficiale del Cerbero. Ma Gabrone. Sì, ma certo, ma venissero. Siamo mettiamo sul divano. Scrivania, una sedia in più. Sì, lo famo dormire sul divano dell'Inno Sonego. Ah, sì, ti dico solo, c'è già ciotola pronta con scritto proprio Gabrone intorno. Che squali! Che cazzo è successo? È già la terza sigla che m'hanno, ragazzi. Sì, ogni volta che dite cose esagerate. A me non mi sembra di aver detto nulla di esagerato, nemmeno gli altri. Vabbè. Non lo so. Ma non è che stavo a seguire il Pippega per mia volontà, ma è rimasta aperta la pagina. Se qualcuno avrà raidato, cioè non farei mai una roba del genere. Qui dice invece quest'altra utente del gruppo, perché siete matti fraci, che ha detto: se mai ritornassi il format l'evocazione, direi di analizzare tutti quanti attentamente questo frame e i sentimenti che ci provoca. Ok, Deborah. Ma guarda, faremo l'evocazione, però sarà un'altra evocazione. Cosa ti evoca questa immagine? Cantante neomelodica napoletana, raga. Sembra lei la cantante, in Brasile. Sì. In Brasile? Sembra, che ne so, Rio de Janeiro al carnevale. Non è quella di TikTok? Non è Pazzerello? Oh, no, è quella là, sì, è quella là. Oh, di che track? In pieno Covid. È quella, no? Morivamo tutti. Ecco. Vabbè, sì, ma ragazzi, ecco che succede a scopare tra parenti stretti. Ah, ok. No, cioè, quindi mannaggia la ma è una battuta orribile, ragazzi. Spade, cioè, non è che se arriva a farne un melodico. Io mi riferivo ovviamente al costume. Vabbè, raga, un conto è la pagliacciata stile prigiottese, un conto è altro è prendere in giro le persone con disabilità, cazzo fate, dai. Giusto, no, c'ha perfettamente ragione. La puntata di Game of Thrones. Vabbè, dopo l'unica cosa interessante lo dice sto Federico Gobbo, che stava a prendere con chi stava esagerando con me, e dice: comunque top Ibra decisivo ovunque. Vediamo se trovi Ibra. Allora, questo è. Esatto, sta facendo la foto Ibra. Io ho una domanda per voi. Io una domanda per voi. Lei è la cantante. La coppia davanti invece che funzionalità ha? Cantano, ballano. Sì, sono i coristi, secondo me. Pure alla chat che magari li conosce, perché la sezione ritmica. Perché devono essere una band per forza questi qua? No. Ah, dicono che sono gli sposi. Ah. Uno ha scritto, uno non lo so. Perché comunque la invitano spesso ai matrimoni a Napoli. Ma pensate. Comunque. Vabbè, quindi quella era Napoli, quindi abbiamo capito. Non lo so, infatti l'ho dato per scontato. Vabbè. Però devo dire che l'hanno invitata pure a Roma a matrimonio, ho visto dei video. Quindi pure a Roma, se va in qualche quartiere, va una cifra. Cioè, sta lì delle crescenze, dai. Allora, meno male che ho fatto la battuta, perché io pensavo che era lei che andava accompagnata di solito con le due persone che aveva davanti. Allora volevo fare un complimento. Però vabbè, se sono gli sposi, alzo le mani. Viva l'amore. Vabbè, sono i bassisti. Sì. Battuta ad altissimo livello. È vero, non mi è venuta. È l'unica, penso che l'unica battuta che si può fare riguardo. Oltre questo... Però posso dire una cosa, questa è una critica, secondo me, cioè nel senso una cosa che penso veramente. Grazie all'Espo. Visto che si parla di Rita De Crescenzo, che quella era Rita De Crescenzo, non accetto altro, volevo parlare di TikTok. Grazie all'Espo. Sì. Cioè, TikTok, non avete fatto caso che ultimamente uno dei contenuti che vanno di più... Ma la gente sembra essere morbosamente interessata alle disabilità che a loro modo sono ritenute
Non so perché, forse perché loro si divertono così, divertenti. Cioè TikTok tipo? Vanno di più, sono persone disabili che a quanto pare fanno cose che fanno ride, magari fanno, che ne so, delle gaffe, cose così. Ma te dico, ci stanno interi account soltanto di roba così, di gente che si taglia a vedere persone disabili o, ma che ne so, che c'hanno, come si muovono in maniera strana e tutti si tagliano, ma quanto mi fai di questa cosa? Ma sono persone che fa cacare. Ma sono persone disabili che si riprendono loro stesse su TikTok, no? Ci stanno anche profili TikTok che sono diventati enormi di stesse persone disabili, magari, che ne so, persone che hanno qualche problema anche mentale, vabbè, che fanno cose che fai... sono ovviamente divertenti, perché sì, cioè diciamo che se lo fai con video che non sono tuoi, quindi prendi il video di un disabile che fa qualcosa, se ne merda. Ci stanno anche compilation, vari account che le postano e così. Ma greve, c'è tutta un'inchiesta pure da il Luca Bro, si chiama? De un sacco di profili italiani che comunque fanno crowdfunding. Vabbè, raga, ma sono gusti, cioè, non è che... Ah, il bro. Chiedono sordi. Sono gusti, raga. Questo è un fenomeno... No, no, aspetta, chi si fa l'account, magari che lo fa, fa autoironia, però non tutti so pienamente proprio nel pieno delle facoltà per capire esattamente cosa stanno facendo. Anzi, su account anche le gente sta in posti sperduti così. Perché tutta basta... la gente che fa schifo. Se, tu, ride, se voi leggete i commenti, raga, secondo me ne ha pensato uguale, perché analizziamo questo TikTok che c'ha 1 milione di visualizzazioni, porca puttana. Prego. Ah, grazie. Mezzo nero, targa straniera, ferro vero sulla tua tempia. Dammi il tipo, sto facendo progressi, contratto mi salva dall'arresto. Tutta stretta per sentirmi più fresco, bene 12, trapassa sto posto. 2016 già giravo col ferro. Beh, ma voi volete dirmi? Beh. Ma vediamo un attimino, vabbè, questo è un miliardo di like. I commenti, puoi vedere? Io ti dico questa cosa, sto Gigino Memes, secondo voi... ha preso TikTok, si è fatto un account, ha detto io voglio diventare famoso su TikTok, adesso me faccio TikTok. Infatti è proprio lui che si autoriprende, non è qualcuno che lo sta riprendendo. Guarda Gianluca che ride. C'è qualcuno della sua cerchia, della sua famiglia, dei suoi amici, che hanno deciso, con questo ci famo i milioni di views su TikTok. Gli fanno le riprese, gli mettono la trama qua scritta. Cioè, secondo voi è un'idea sua? Ha detto, mo divento un influencer. Regà, allora, bisogna capire chi gestisce sta pagina. Cioè tu hai il meme, la burla, lo svago, buona visione. Lui non è Gigino. Cioè se lui stesso è Gigino ed è lui che fa ste cose, non ci vedo nulla di male. Se c'è qualcun altro che magari lo gestisce e lui è d'accordo, non ci vedo nulla di male. Se c'è qualcuno che lo gestisce e lui non capisce bene, allora c'è un problema. Chissà quanto, in che percentuale lui può essere d'accordo e che percentuale può capire quello che succede alla sua immagine una volta messa in pasto alla gente de merda, con un account finto, senza foto, semplicemente da utente che sta là e commenta, chi gli dice de cotte e de crude, del cazzaro. Il padre fa i video, dicono. Vediamone un altro a caso, ma giusto per capire il tenore, no? Mamma, si sta aprendo una bella inchiesta su sta storia. Il bro va in un bar e dà del cornuto a tutti. Ferro vero sulla tua teppia, dammi tempo, sto facendo progressi, contratto mi salva dall'arresto. Tutta stretta per sentirmi più fresco, bene 12 trapassa sopra, 2016 già giravo col ferro. Sì, vabbè, ho capito, è molto spinosa la questione, perché è chiaro che queste cose vanno virale perché si vede qualcosa di atipico, è una cosa che non si vede tutti i giorni e sicuramente... si vede che c'è qualcosa di strano, che non c'è una linea diretta tra il contenuto e il protagonista del contenuto. C'è un filtro, c'è qualcosa, c'è un tramite. Te faccio un esempio, vedi una persona nella nostra chat, guardando semplicemente questo video, non abbiamo detto niente, abbiamo semplicemente messo, lui ha detto, mi ricorda un gigante d'Attack on Titan. Quindi questo è il tipo dei commenti a cui esponi tuo figlio, tuo nipote, tuo fratello, tua madre, tu zia qua pelata, quando li metti in questo contesto. È un contesto safe per un ragazzo che magari, non lo so, manco si va a leggere questi commenti, cioè... secondo me no. Poi questo... la Boomer, dite zittite Dave, mettete Yamuse ruola. Questo è il suo account ufficiale che ce l'hanno scritto in chat, Francesco Formisano, e qua appunto ancora nessuna biografia, meno memosa come cosa. Leonardo, buonasera, con gli amici di San Sebastiano. Ma è il padre Francesco, giusto?
nomi? Adriano, già il figlio, Mattia, Jasmine, Cenzo, grandi, numero uno. Ragazzi, vi vogliamo bene. Vitamini, ti voglio troppo bene. Dormi, dormi. Lascia stare il telefono. Sei un maranzo, lascia stare il telefono. Lascia stare. Proprio un influencer lui, cioè, se rende perfettamente conto. Facci Max, ma non ti... Hai visto quanti danni stai... Greve, raga. Vuole controllare se lo seguono sul telefono. Dai, raga, mandatevene a fanculo. Ma che moralista, dai. C'ho una brutta sensazione guardando questa cosa, ma non posso giungere a conclusioni, ovviamente. Cioè, non so nulla, però qualcosa non mi sconfinfera. Ve posso dire questo. Va. Il tuo discorso ha perfettamente senso e lui non è l'unico che potrebbe ricadere nella descrizione che hai fatto. Cioè, ci sono un sacco di esempi di gente... la sfruttata lo fanno pure a scopo di lucro, non per guadagnare su TikTok, ma proprio che chiedono tipo crowdfunding. Comunque spesso magari dicono che hanno problemi economici e ci stanno un bel po' di situazioni scabrose dietro, cioè cose magari pure ci stanno inchiesta da Lucarelli che dovrebbe uscire. Ah sì? Sì, tipo persone che comunque hanno fatto, fingono che hanno difficoltà a pagare le medicine, che non riescono a fare le cure, quando invece comunque le cure sono passate quando c'hai soprattutto una malattia grave del genere, quindi è tutto gratis, e chiedono crowdfunding, ma pure grossi. Poi ci stanno persone della città che dicono che questi comunque hanno cambiato proprio per tenore di vita, da quando fanno questi TikTok, girano col BMW, cioè insomma hanno fatto i sordi facendo video sul fio. Ma è successo gli anche gli danno non pure con... fastidio, gli fanno i scherzi. Ma è successo anche non con i figli, vi ricordate Pasquale Praticò, che era quel ragazzo che... usava il telefono un po' così, si faceva quelle stories un po'... Lì era il manager, però. E poi quello gli... cioè, un tizio gli ha deciso, mo te faccio da manager, lo mandava nelle discoteche a fare serate. L'hanno fatto con un sacco di roba. Pure è successo un mezzo scandalo pure con quel tipo che faceva Stranamuri siciliano. Là. Ti ricordi quei video che giravano di quei ragazzi e ragazze, tutti un po' così, un po' stranetti, che facevano... quei video messaggi per trovare tipo agenzia matrimoniale. Okay. C'è un tipo che gli faceva tipo da manager e una di queste ragazze ci andò in causa, sono stati in causa processi per tipo, non so, 5-6 anni. Quindi vuol dire che queste situazioni non sono tutte così leggere come voi le percepite. Poi... più che altro è proprio ciclico e lo vediamo da quando siamo nati, penso, c'è il fenomeno da baraccone dell'anno. C'è sta sempre qualcuno che diventa famoso, c'era Saluto Antonio, c'è stava magari, che ne so, Dennis Dosio, che non sono tutti disabili, ovviamente, cioè non per forza, però si parla proprio di qualcuno che diventa virale per qualcosa di magari frivolo, perché magari ha fatto una cosa che si è fatto pure odiare, no? Un po' di hate baiting, che poi viene inglobato da qualcuno che ci vuole capitalizzare, lo vuole prosciugare. È quello che ha descritto Dave. Se è disabile quella persona, se è gravissimo. Se è un tuo parente, secondo me è ancora più grave. Se tu, mettendo in video questo ragazzo, che cioè, qual è il beneficio per questo ragazzo? Che magari quei soldi che ci fai, che ne so, gli dai le migliori cure? Ci potrebbe stare. Ma se tu, anche se a lui gli dai le migliori cure, intanto te ci sei comprato una macchina, per me già sei una merda. Questa è la mia visione personale. Poi se la vostra antitesi, cioè se la vostra tesi contraria è ma tanto è pieno di queste cose, complimenti all'argomentazione, cioè non lo rende meno grave merda, il fatto che sia pieno di queste cose, ma tanto succede sempre. Vabbè, ma poi come io rispondo pure alla chat, no? Non si guadagna un sacco a TikTok, ci dice Alan Boy. A parte non si guadagna un cazzo a TikTok, è vero, ma si guadagna... facendo sponsorizzare i prodotti anche a nero, ti arriva un tizio e c'è sta, mo sto ragazzo Gigino non lo seguo, però che cazzo so, facciamo, te ne dico io uno a caso che mi invento io, Marcelletto è andato a mangiare panino a tale ristorante, sì, che buono il panino, e intanto magari neanche a DV, a nero, visto che questo c'ha magari in una zona d'Italia è particolarmente famoso e c'ha 1 milione di followers, e il tizio dalla panineria gli dai i soldi a nero, regà, dai, porco due. Ma come fate a non capirlo, regà? Ma poi pure crowdfunding, secondo me... sfruttando l'empatia, esatto, delle persone, sì, chiedendo soldi. Secondo me la grande differenza qua che fa più storce l'occhio è proprio vedere magari una persona che dici c'ha difficoltà, quello che te pare, però è lui che è padrone, no, dei suoi social, come li abbiamo visti, senza far nomi, no? Sì. Qua è perché si vede proprio che è una mezza marionetta, quindi è quello che un po' fa storce
Ma che dovevo mettere, Robino? Conto. No, perché ho visto che ha aperto il profilo De Uno. Io non so chi sia, però l'ho visto che ci ha reagito Rubino, tipo. Però mi sa ha tolto. Ma no, l'ha tolto no, perché no, no. No, l'ha tolto. Aveva fatto views. Okay. Ah, ok, però mi avete detto in chat, cioè metti questo. Ma non so chi sia, io l'ho visto neanch'io. Solo da Rubino. Metterò questo. Uno che vedo più popolare. Questo c'ha 400k. Ho pure sul. Vediamo. Sul gruppo Facebook nostro. Mm-hmm. Che lui non capiva bene, però c'erano pure dei video strani dove prendeva ste bambine su TikTok e tipo le sculacciava, ma come? Le baciava in bocca. Ma erano Napoli Liverpool apertura per fare a Calaschella. Calaschella, Calaschella, Calaschella viene chiuso. Osmen, Calaschella, 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 attenzione, il tiro, no, ma anche il bersaglio, il 22esimo. Ma che c'entra? No, ma lui se vede che li usa lui sui social, e lui il proprietario e li fa lui. Sto ballando il banda, banda in mezzo alle chiappe. La mia tipa chiama, pensa che ci siano altre come nella stessa. Stasera sto in campagna, sto fumando il panda. Raga, TikTok è la morte proprio di tutto. Veramente, mi fa venire. No, lui diciamo che voglia di morire. In chat, lui è andato un po' nelle cronache perché faceva dei video un po' controversi. Magari tipo, stava con le cuginette più piccole, se le metteva in braccio tipo, ne so, e baciava in bocca così, le tirava così. Però se capisce che non è nel piano delle sue facoltà, là stava magari ai genitori che vedevano, magari i genitori, i parenti che vedevano che faceva sti video, oppure in quelle situazioni lo dovevano fermare. Però lui non è un tizio che magari possiamo considerare in balia di qualcuno che gli gestisce i social. Lui li fa da solo e per questo vengono fuori cose un po' controverse, perché li usa da solo e li usa male. Anche in questo caso è giusto che non venga coadiuvato da qualcun altro che gli dà una mano a usarli sti social, oppure non lo so, raga. Sì, pure un discorso che faccio spesso pure sul discorso di Twitch. Capirai. Cioè uno c'ha problemi morali, li incontra normalmente nella propria vita, nelle scelte che fa. Figurati se ti prendi carico di diventare manager di un ragazzo disabile che in quel momento è virale su internet. Cioè anche con le migliori intenzioni comunque devi stare attento. E spesso e volentieri sono persone che non hanno le migliori intenzioni. Poi quello è il problema, li abbiamo visti, li abbiamo conosciuti di persona, sti individui, e sono tutti simili. E sciacalli è dire poco. Comunque... È vero. E non abbiamo citato... No, vabbè... Che non c'è bisogno. Non c'è bisogno. A me tra l'altro mi dicono, quindi Dave ha detto che il tizio Gigietto là, che il padre sta sfruttando il figlio. Trovatemi la clip in cui dico questa, affermazione, io poi ve la commenterò. Linkatemela. Non si parla di sfruttamento, nessuno parla di sfruttamento, parlo di buon gusto o cattivo gusto. Ci sono tanti modi per arrivare a fare numeri sui social. A mio modo di vedere, mettere proprio figlio con una disabilità alla mercé di un social incontrollato, incontrollabile, con tutti i commenti ne derivano, per qualsivoglia motivo che non sia, e anche lì la vedo grigia la situazione, che non sia garantire un futuro a questo ragazzino, per me è di cattivo gusto, qualsiasi altra motivazione, ma pure quella proprio, è proprio sul limite. Poi ragazzi, se mi volete processare per un'opinione, che vedete voi, c'era un'opinione sbagliata. Ormai va di moda. E poi criticano pure quelli che dicono che fanno questa cosa, fa molto ridere. La nostra chat a volte è esilarante. Come Amedeo Preziosi, che pubblica la sua nuova canzone e svela è una dichiarazione d'amore. Ma per chi? Ma allora dobbiamo. Ci ha messo una curiosità incredibile questo titolo, dobbiamo assolutamente indagare. Ma non sta con Berric. Greve, è vero. Non sì. sta con Berric. Amedeo Preziosi, io sapevo che stava con Berric. Ultimo round. Ecco tutte le informazioni su questo nuovo singolo. Guarda, non vediamo la di Gaia Giovannone. Vediamo un po' gli articoli che fa Gaia Giovannone. Gaia Giovannone, vabbè. La campagna meta. Parla dei piedi. Dove piedi? Ah no, era un braccio. Pela si è tatuata una dedica scritta alla nonna. Vabbè, grande Pela. Scam Italia, cosa succede? Come finisce la quinta stagione? Ma che cazzo lo apre? Ma vai, spoileriamolo a tutti, spoileriamolo no. a cosa? Ma non lo Mi so manca che... l'ultima puntata, state proprio zitti. Ma di che? The Scam. Davvero? Ma sti cazzi. Ho lasciato due serie all'ultima puntata e la seconda ambatico. Ma sai come finisce, vabbè. Zi? Nemmeno tu lo sai. Morimo se lo sapevo. Vabbè, dai, vediamo sto cosa di Amedeo Preziosi. È finalmente nata una nuova musica, è infatti disponibile su tutte le piattaforme di Gerezzo, attesissimo nuovo singolo. Cioè uno le tende fuori. Perché si vede il telefono tuo? Eh? Ma perché si vede il telefono tuo? L'espressione. L'hai solo collegato. C'è un nuovo video di Frida, ragazzi.
Ma lo sai che... Ah no, questo no, ce n'era quello prima interessante. No, sbaglio, ha fatto uno screen. Io che arrivo al lavoro sapendo benissimo che hai dovuto ricominciare alle 8. Vabbè, contenuto secondo me fondamentale di Frida. No, perché a quanto pare l'ho No. Tutto. Porca troia. Non lo capivi. Sono proprio un coglione. Porco Dio. Ma che si è visto? Si è vista la posizione. La posizione di che? De sto cazzo, di che? Porco Dio. Vabbè. Ah, hanno così le cose, hanno così. Vabbè, ma scusa, no? Se io me lo rimetto in carica, no? Che succede? Lei va da OBS, lei va da OBS, ce l'ho più. Io ce la faccio. Ho messo in carica, apparso da solo. Appare da solo! Simone, è ovvio sì, devi levarlo dalla scena. Levalo dalla scena là. Levalo dalla da OBS scena là. Ma perché si vede? No, no, ci ho messo 3 ore per metterlo. Ma leva l'occhiolino. Come cazzo si fa? Aspetta. Vabbè dai, non ci posso credere. Ma come si controlla questa cosa? No. Fermatelo. L'occhiolino devi levare, quello del aspetta, c'è Damiano Alberti in live, possiamo pure sentire quello che dice. Aspetta, come qual è il controllo di quel qua? Marco è arrivato al limite. Comunque, veramente questi qua in chat sono proprio delle teste di cazzo, proprio senza. Perché? Senza appello, raga. Sono arrivati a dire che io non c'ho rispetto per i disabili. Ma vostra ma madre, là, quella puttana non c'ha rispetto. No. Ma sto c'ha Blur, raga, l'hanno pure preso in ancio, quindi vuol dire che se può fa. È figo, se te prendo in ancio di quello che fai è figo. Blur in ancio. Ma raga, veramente, mi fate proprio roder culo, perché ho detto una cosa che è esattamente il contrario e mi ha detto, parli senza sapere, avete fatto vedere soltanto un video, quindi volete che adesso tutta la puntata diventa io che... Scartabello tutta TikTok e fa vedere 800 miliardi di esempi che confermano quello che sto dicendo. E comunque complimenti invece a quelli che mi hanno dato ragione, quelli sono dei grandi. Complimenti. Cioè, no, ma incazzo con la chat perché andate educati, raga. Sì, come quando scrivete le assurdità su Gianluca, vabbè, raga, veramente. Io ve lo dico. Ogni volta che Simone apre bocca, Simone, cazzo sta a dire, Gianluca, non puoi mangiare, non puoi fare, ma decidete voi cosa può fare, non può fare Gianluca. Io non posso mangiare. È titano, fategli fa questo, fategli fa quest'altro, mettetegli a Musero. Regà, veramente, state a fa' cacà. Ve lo dico io d'esterno, perché tanto a me non me ne viene in tasca niente, non è la mia trasmissione, però veramente vedete vergognare se fate queste cose. Basta. Un pochetto noi soffriamo. Regà, questa sera mi ordino 40 euro di Just Eat. Ma che sta a fa' Marra? C'è la marra là. Che bello. Sta con Ciccio, Gian Piero e Mario. Michele, guarda. Ah, il Fanta Expo. Vediamo un po' che sta a far Mario. Vediamo. Why not? Impisciamoci. Why not, ragazzuoli? Vabbè, tutte foto con i Cerberinis. Ah, vedi, sul palco con Marco. Però, chiaramente, questo è il nuovo podcast che sta prima con Marco. Pubblico, alle volte può diventare anche un altro. Beh, bello. Perché un amico si sente in diritto di pretendere qualcosa da te, no? Quanti giovani catturati. Bravi. Bello, bello. Questo è il Cerbero Party. Vediamo se riconosciamo qualche founds. Pippega. Grande Pippega. Roberrich. Grande Roberrich. Mark the Hammer. Con Ciccio e Michelle. Chi è questo? Chi è? Chef Maurizio. Grande chefone. Poi abbiamo Eren Jäger. Sono cotto se sei tesori, dai, raga. Ci ha voluto un secondo da Cerbero Party a Marra Party, già si è messo in proprio. Mark Roix. Marra Merrino Party. Dai, so. Il Marrino Party. La regina, no? E dai, è top, levamo sto coso. Come faccio? Col mouse, molto semplice. Un click. Stavamo dicendo, come raccontato dal creator, vabbè così, una piccola, no. E ormai cantante a tutti gli effetti. Ma chi? Non è, questa affermazione non è vera, queste sono fake news. Giovannona mia, stavolta ti prendi responsabilità, perché questo web è un sito di informazione, si fa informazione ed è un punto di riferimento per tanta gente sul web e tu non puoi dare una fake news. Devi double checkare, triple checkare i facts. E questo... Ma più che altro io sono geloso che nessuno ha mai fatto un articolo dove mi è stato detto che ormai sono un cantante a tutti gli effetti. Cioè, di me si dice che sono un cantante fallito. Ma
Perché? Zeb 89. Zeb 89 nel 2018. Come faccio anch'io ad arrivare al punto che Gaia Cosciotti qua, come cazzo si chiamava? Cosciotti. Come si chiamava? Cosciotti. La signorina perché? Cosciotti. Perché tu hai pensato a Giovannona Coscia Lunga? Ma che ne so, Gaia Cosciotti. Non so che associazione ho fatto. Gaia Cosciotti. Però regà, vabbè. Non ve lo devo spiegare io, si chiama marketing e uffici stampa. Il pezzo racconta le difficoltà che dobbiamo affrontare tutti i giorni, nella vita come nell'amore. Ah, è arrivato... Che è arrivato? Io ah, non ho ordinato è venerdì, niente. È venerdì alle 16. È arrivato, l'arrotino. È arrivato. Nella vita come nell'amore. Chi sarà? Cosa è successo ogni volta, ogni venerdì, a quest'ora, al Cerbero Podcast, negli ultimi anni? Non si sa. Chi sarà? Chi sarà? Sarà chi lui? Sarà, chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Devo, già te stavo armonizzando, stavo trovando... Chi sarà? Qui fuori dallo studio, chi sarà? Chi lo sa? Cane pazzo oppure l'Uber col burger kinghino per il zio. Ormai cantante a tutti gli effetti. È il portiere che si sta lamentando e mi fa: di chi è la macchina vostra nera? È mia. Però perché sta lì? Che è l'ultima volta che si verifica. È l'ultima volta che si verifica. Ho detto, non gli sfugge nulla io. Non ma vabbè, sfugge. Ma fa vuol dire che fa bene il suo lavoro. Vuol sì, dire sì, che è sì, forte. No, cioè, non gli puoi ti incazzo. Vuol dire su che è vincita. Di digli che verrà tolta tra mezz'ora. Era tolta... No, perché c'è tipo un camion fuori insieme a lui e lui sta tutto... Esci un attimo, vai. Esci in secondo. Deve così entrare almeno... un camion. Non lo so, zio. Ho visto che stava tipo con dei... Gianluca, tu proprio sei il deflettore di responsabilità per eccellenza. Ma che devo dire? Tua, Simo. Non posso spostare la macchina. Se potrei spostarla. Perché ci ho messo la mia. Mi fa manda per i miei mamma. No, ma la sposta la macchina e vado a cercare il parcheggio. Ci vediamo tra un'ora. Ciao. Ma vai a vedere un attimo. No, devi solo capire che cosa sta a succede, no? Così sai che cosa dirgli. Ma sposta tipo allora, meno no, 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 tu non puoi spostare la macchina perché tu stai a lavorare, no? Gli dici. Devi solo capire che vuole, perché mi fa magari ma la puoi accostare. Poi lo sai come Alifrodo qua, no? Io non ho capito un cazzo di quello vado che mi ha detto. Vado ha fatto Marco lo un insieme di la macchina. Lo coadivo. Ho detto, lo chiamo, che cazzo devo fare io? Ma voi vi imbriacate pure oltre che fumate, secondo no, me. No, vi giuro, regà, mi ha fatto una mezza perché sta quando sta urtato sbiascica. Ve confermi, Marco? Sì, sì, sì. Quindi mi ha fatto una sbiascica. No, macchina mia, poi di chi è? Tutta una cosa del genere, tipo, in testa mia. Ma l'hai imitato uguale. Sì, sì, sì. Ma io comunque assurdo perché mo non voglio dire, però non si trova parcheggio in casino. Però avevo proprio detto, non vorrei perché... Poi succede che il portiere, vabbè, ma dai, una cosa se la inventava. No, no, il portiere non esci se si intoppa. E Simone poi dirà, io me ne vado. E infatti è successo tutto quello che avevo paura succedesse. E... Allora, io voglio vedere una cosa, no? Che facciamo? Entro su Disney? No, io mi voglio, voglio spoilerare sta canzone. Mettimi un po'. Aspetta, è questa? Ultimo round, regà, è questa qua, della canzone del mitico Amedeo. Vai. Un po' più a destra. Ah, regà, ho sentito 8 secondi. Abbiamo già ragionato. Ho sviluppato un paio di. Già ti dico, mentre entravo e tu hai messo pausa, ho sentito un mezzo secondo. Già dico plagio dei Holiday dei Green Day. Quindi, regà, veramente. Così? Porco due, ho sentito soltanto da-dan, un suono da-dan, di basso da-dan, e già mi è bastato. E comunque abbiamo risolto da veri uomini. Siamo andati lì e abbiamo fatto. E hanno compreso la situazione. No, no, funziona. E non ha copyright, ma a noi ce ne frega un cazzo, essenzialmente. Questa parte del VOD sarà mutata. Beh, sì. Copyright che diciamo non meritato comunque. Ma io gli do volentieri i soldi della monetizzazione a Medo Preziosi. Sì, no, sì, no, sì. Se ora ci allieta con una... Cioè voi dovete capire, il copyright, no? Però, se ora lui ci allieta con un capolavoro,
Cioè, è giusto che abbia il copyright per una sua idea unica e inimitabile. Quindi è anche giusto riconoscere un compenso agli artisti, no? Sì, sì, che ci donano la loro arte. Che poi è una monetizzazione condivisa spesso e volentieri. Quindi se uno dice, oh, demo fa metà delle entrate del VOD su YouTube, volentieri, l'abbiamo sempre fatto, raga. Sai che ne pensa noi abbiamo una marea di VOD o non monetizzati o monetizzati a metà per via delle cose che reactiamo in live. Quindi poi faccio una piccola domanda alla chat. Spesso tagliamo intro e sigle pure per questo motivo. Allora, quelli che ne hanno facoltà e ne hanno la possibilità, rispondano a quegli altri che hanno scritto: ma noi è una copia del Comi. Quelli che sanno perché non è giusto dire una copia del Comi, gli rispondano. Tutto qua. No, lo voglio sapere, però. E poi te ne accorgerai anche tu. Ok. Perché scrivono momento? Sentiamo. Non ho capito. Momento. Perché momento? Tra tante cose di cui mi pento amaramente, pericolose, sicuro tu sei una di quelle che c'ha il cemento dentro, te lo sento dalla pelle, presentimento bello nato dalle sfide perse, hai occhi vuoti come il cielo dell'America. Raga, porco Dio. Non si vede neanche la luna. E ho preso pugni in faccia fino al. E copio Diego Nasca perché ora scopa lui. E invece 5 anni fa scopavo io. Ormai cantante a tutti gli effetti. Ma non è una questione di NASCAR come, è una questione che. È completamente anonimo, sì. Cioè, per quanto alla fine è ascoltabile, per carità di Dio, però mi sembra davvero una cosa trita, sentita, risentita. Ma pure alcune cose che ho sentito. No, ma pure alcune cose che ho sentito di Nasca. Cioè, è la solita cosa: prende qualcosa che ritmicamente ha già funzionato, riproporlo in chiave diversa. È una cosa che a una certa trovo noiosa. Prende un qualcosa che sembra quasi già fatto, oppure una formula, perché pure tu, non mi ricordo, mentre guardavamo un video di Mac the Hammer, sarà parlato di questa cosa, che ci stanno determinate note, no, che vengono, diciamo, servite su un piatto d'argento se uno vuole avere quell'effetto là. Però a una certa sembra che suona tutto uguale e mi ha rotto un po' cazzo. Infatti sono gli accordi pure di Holiday, di quella canzone là, sono qui sempre quei quattro accordi, e ci abbiamo cantato la canzone sopra perché è quello. Ma non so se era leggermente diverso, però ci io, stava benissimo. E mo basta, mi sono cagato il cazzo. Basta. Io non ho le vostre conoscenze musicali, io posso andare solamente a vibes. Però ti giuro, sento sempre è come se sento sempre la stessa cosa, zi. Stesso modo, stesse note, cioè non... Io vedo che sta ricalcando chiaramente la cosa che ha fatto, cioè il pop punk che sta un po' ritornando, no? Diego Nasca, cioè l'ho citato perché è l'esempio più lampante che mi viene in mente mo. E mo ho aperto una canzone di 2 anni fa per vedere che genere faceva 2 anni fa, perché io non ci credo minimamente e voglio sbagliarmi che anche 2 anni fa faceva pop punk. No, però vabbè, ci sta cambiare il proprio genere, ci sta anche seguire, carità, il trend. L'unico discorso è che a quanto pare adesso l'unico modo che la discografia ha di affrontare questo ritorno ciclico dei generi è: ok, dobbiamo scrivere una canzone, fammi andare a vedere nel passato quali sono le canzoni di questo genere che hanno fatto successo e fammi vedere quale posso... noi in gergo diciamo taroccare, per fare, vabbè, in gergo, per farla più simile possibile, perché visto che questa funziona, pure la mia funzionerà. Se questo diventa l'unico metodo è preoccupante. Poi se è uno dei tanti che lo facessero, tanto ormai cantanti a tutti gli effetti. Cioè, a livello artistico è un po' triste, a mio avviso. Cioè, si può fare come operazione ogni tanto, pure come sfida personale, anche di songwriting, però cioè, non lo so, copiare con lo stampino non mi è mai piaciuto. E più di quello che dai, magari misteremo i miei problemi coi tuoi. Che poi non suona male. No, però veramente voglio vedere, cioè, voglio fare un confronto male con la canzone precedente. Tutti vogliono un lieto fine. Tutti vogliono un lieto fine. Non lo vuoi? Questo è il momento di dimostrare a tutti che siamo e saremo per sempre. L'omicidio prima. L'omicidio di un profumo. Niente. Fare come avessi
Simone che sta un storto, ma come fa a non capirlo? Stiamo a occupare posto di un altro condomino. Ma tanto lo fanno tutti, cioè a Roma tutti parcheggiano doppia fila così. Sono posti privati, qua ci chiamano un carattrezzo. Non so che dire. Ve lo dico. No, ma non hai capito, perché poi ci interagisco sempre e solo io con questo tipo. Ma non so cosa dire. Vengo io, vengo io. Santo cielo, ragazzi, cosa si può fare? Qual era questa? Se sentiamo Marco. Io non ce l'ho la metro vicino, uno deve venire a metro. Casa come Jesse Pinkman nel camino. Faccio un giro di perlustrazione, non so dove sali sul Range Rover, già pensavi alle ferie su Giove, ma se sta lasciamo perdere, fate finta che non ho sentito niente. Aspetta che rimetto pure indietro, aspettate. Faccio finta proprio che non ho sentito niente. Che stavi a dire, Marco? No, stavo a stavi a rispondere alla chat. Ragazzi, qua ci stanno a fare i problemi per la macchina. Che cosa dobbiamo fare? Bisogna un attimo attendere. Questa sera vi do solamente un piccolo indizietto. Tenete sotto controllo Discord, ma non tutti. Solamente magari gente che sta anche su Facebook, poi vediamo, perché questa sera vogliamo di un paio di cose sul gruppo Facebook, quindi chi vuole entrare su Discord anche per dar voce o magari per avere un confronto, questa sera è la serata giusta, raga. No, perché strillano? Stai a sentire? Sì. No. No, comunque c'è una situazione estrema col parcheggio, quindi non si trova posto. Simone mi sa che non è venuto da casa sua. E qua io intanto sto a vedere. Però qualche link non potevo mettersi su quei posti, quindi poi è ovvio che succede il bordello. Indosso guanti manco fossi un dottore, parla male li presi tutti i miei bisturi, butti guanti, bruci tutte le prove, soffro ancora gli sintomi. Ciao, vediamo dopo. Mi vengo a prendere dopo. Fossi un dottore. No, lui vuole dire che la macchina. Sì, un po' prima. No, niente, abbiamo semplicemente. Ma che sta a vedere? Sono curioso di vedere. È il shot del poliziotto. Crimine nel facevo crimi, una notte pieno di bocchini, tetto amici mi fate un pochino. Vabbè. Non mi fa ride, non mi fa sorride, non mi fa niente. Comunque abbiamo detto al portiere che tra un quarto d'ora la spostiamo. Cioè non, in realtà non deve entrare nessuno, però. Ma perché bisogna rimuoverla? Che cosa devono fare? Perché non sono posti nostri quelli là. Principio. Okay. Principio. Però in realtà non deve entrare nessuno in questo momento. Cioè il principio, c'è uno una volta mette mamma. Io ho provato a dire tanto. Cioè sta citofona tre volte a delle persone che lavorano per principio. Male che non c'ho la macchina. Vabbè, banni quel Maxan con sta faccia da cazzo che vuoi ridere. Banna quel deficiente, non deve più entrare nella nostra Dove? Chat. Quello là. No, sotto, quello rosso. Eccolo. Bravo, l'hanno già bannato, grazie mille. E poi, ma quella, da oggi ma che c'è? La sua faccia se può vedere. La sua faccia da cazzo, no, perché c'ha la mascherina, perché c'ha la faccia da cazzo probabilmente. No, ragazzi, da oggi si cambia proprio registro, non me ne frega un cazzo, tolleranza zero, basta odio, avete rotto i coglioni, ci rompete troppo il cazzo, ci insultate senza motivo, non è bello venire a lavorare e leggere queste cose, su di me, su Gianluca, su chiunque, avete rotto i coglioni, mo verrete bannati e mai più riammessi, pensateci bene prima di scrivere una cosa a cazzo di cane, ragazzini di merda, mo mi avete proprio rotto il cazzo. A meno che nella richiesta di sban non si umilino proprio, cioè proprio. Fate la richiesta di sban, verrete riumiliati. Doppia figura di merda, no? Qualcuno fa. Allora le scuse più assurde, poi leggi i messaggi, magari insurti. Guarda che sarà bello fare la live sban. Solo che tocca di ammarrate, non fai sban quelli generali, sì. Che lui ogni tanto, pure secondo me, in qualche modo ti strappa pure i capelli. Serve una bonifica, verrà bonificata la chat del format. Mi dispiace. Facciamo il format. Il format dello sban l'ho visto fa un sacco dei creator. Facciamo una bella cosa, controlliamo quanti ban ci stanno, per se pure come famo stasera. No, non l'abbiamo mai fatto. Una lista di persone che pure se vengono riammesse vengono sempre ribannate. Okay. Quindi se si può aggiungere altre persone. Però qui. Se potrebbe fare una cosa figa, persone bannate, se vogliono essere sbannate, possono pure entrare su Discord, magari uno dimostra che quell'account è là. Devi venire a chiedere scusa in ginocchio su Discord. Io ho l'account di nome così così così, voglio essere sbannato. Oh, vi giuro, demo facciamo questa cosa che è pure un po' diversa dal solito format. Solo su richiesta.
voi venite bannati, poi la scriviamo pure sta cosa, perché detta una volta in una live viene persa. Sban su richiesta su Discord. E leggiamo la chat insieme alla persona. Se avete le palle, proprio ti voglio essere sbannato, entri su Discord e ci leggiamo le cazzate che hai scritto. Io non so se è illegale, ma ho letto anche sban a pagamento. Questo sban tramite bonifico. Bonifica, no? A bonifico ricevuto. No, a parte tutto, io l'ho visto fa un sacco di gente su Twitch, questo format dello sban. Sì, e se tu vai a vedere, c'è sta gente che scrive, tipo i messaggi so... Ah, pezzo di merda, porco tu madre, fai bocchini, ah, fai schifo al cazzo, magari mori. E poi dopo, richiesta e sban, vabbè, ma stavo scherzando, scusami, davvero, mi dispiace, riammettimi. Cioè, ma no, proprio la guardata alla morte, fino al secondo me. Cioè, è meglio rimanere sulla stessa linea. Cioè, tipo, se questo qua che mi ha detto faccia da cazzo viene e dice no, scusa, non volevo, cioè, è meno rispettoso ai miei occhi che mi ridice faccia da cazzo, mi hai bannato. Rimani comunque bannato, ma almeno non sei un coglione. Sì, ma sì, per te lo dico. Se vai a vedere la richiesta di sbanno, c'è sta scritto, vabbè, io sarò bannato, ma te la faccia da cazzo, te rimane, vaffanculo, te rispetto. Sì, te ne rimani a fanculo, ma almeno sei coerente, capito? Sennò sei solo dei mocciosi proprio. Se mi volete... state altamente sul cazzo. Ma tanti dicono l'ha scritto il mio amico, non ero io. Sì, era mio cugino. Sì, mio fratello piccolo, capito? Che poi ha scritto degli insulti indicibili, mio fratello di 5 anni. Comunque, se poi mi occupo io delle purghe. Eh? Ah, le purghe? Mi occupo io delle purghe in chat qua. La bonifica. Siamo passati delle purghe. Ma grave, tramite cosa? Cosa utilizzerai come purga? No, sì, c'ho un'app particolare che vanno così praticamente. Pensavo così. Guardo e faccio così. Comunque, ragazzi, non so se siete d'accordo, io tra portiere e questa cosa in chat sono molto provato emotivamente, devo prendermi almeno 4, 5, 6, 7 ore di meditazione. Quindi ci vediamo stasera alle ore 21, siete d'accordo con questa? Sì. Ci vediamo stasera alle ore 21 per il continuo di questa live e risponderemo anche alle critiche che ci avete mosso sul gruppo Facebook. Quindi, e tenete aperto Discord, ripeto. Io ragazzi non sto bene, veramente mi devo riprendere, ho iniziato a romper cazzo, devo andare un attimo a riposarmi perché mi avete veramente fatto arrivare i nervi a fior di pelle. Guarda, poi quello che avete detto sulla mia famiglia, veramente... Che squali, state arrivando! Registrando, aspetta, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno.